Ciao a tutti, eccoci qua per la lezione di stretching muscolare e mobilità articolare. Ci serviranno la solita fascetta o un asciugamano ripiegato e eventualmente anche un cuscino, se ce l'avete, bello spesso così, non, oppure ripiegato un cuscino grande, ok? Ci serve per fare spessore. Allora, iniziamo, mettiamo per il momento da parte gli attrezzi. Iniziamo con la parte di mobilità articolare da in piedi, come vedete, quindi con i piedi abbastanza vicini, le mani posizionate sulle ginocchia, iniziamo a mobilizzare gli arti inferiori, le articolazioni di caviglie e ginocchia, marginalmente le anche, facendo disegnare alle ginocchia dei cerchi un po' sopra l'area dei piedi. Attenzione a non rimanere gobbe con la schiena, mantenete la colonna diritta. Dall'altra parte. Mi ossigeno bene e voilà. Ora, lasciando i piedi leggermente separati, elevate i talloni verso l'alto e li abbassate. Andiamo a sciogliere un pochino le articolazioni delle caviglie. Premo le dita dei piedi a terra e elevo i talloni il più in alto possibile. Molto bene. Arriviamo alle dita dei piedi rovesciando il dorso del piede. Vedete, le dita vanno proprio. Prima andiamo in avampiede, ok? Fletti bene, distendi bene le dita e poi rovescia le dita. E mi fai solo questo movimento. Se tenere il piede qui avanti ti dà noia perché è un po' più difficile, stai con il piede un po' più sotto all'anca o addirittura un po' dietro. So che a volte la distensione del dorso del piede non è proprio cosa immediata, eh? E voilà, dall'altra parte vai a fare prima una prova così come sei, quindi solleva il tallone, rovescia le dita. Senti se è fattibile, altrimenti sposta un pochino più indietro il tuo piede in questa direzione, o sotto all'anca o addirittura qui dietro, se proprio non riesci a distendere, a rovesciare le dita. Ossigenati bene. Andiamo a muovere tutte le articolazioni, le dita dei piedi. Le trattiamo in maniera un po' sommaria, diciamo, non andiamo lì dito per dito, anche se si potrebbe fare un bellissimo lavoro. Ok, di nuovo le caviglie, 5 volte spingo i talloni in alto, 2, 3, 4, 5. Molto bene. Ora lasciate i piedi leggermente separati, tipo la larghezza delle anche va bene, lasciate pure le mani ai fianchi e fate disegnare al bacino dei cerchi sopra l'area dei piedi. Mi ossigeno, mi allungo al tempo stesso con la colonna, non faccio che tutta la gravità appesantisca il tratto lombare. Un po' dall'altra parte. Ossigenati bene, molto bene. Sento un po' di cric croc, ci sta. Voilà. Separa un po' di più l'appoggio dei piedi, lascia una mano al fianco, l'altro braccio lo distendi fuori con il palmo in alto. Vai a flettere il busto lateralmente, quindi la colonna si sta mobilizzando in flessione laterale. Con un ritmo fluido, abbastanza lento, andiamo e torniamo 3 volte. E voilà, dall'altra parte, mano destra al fianco, braccio sinistro fuori, palmo in su, ferme le gambe, fermo il bacino e la colonna che si flette lateralmente. Mi ossigeno profondamente. Molto bene. Riavvicina di poco i piedi in modo tale che siano esattamente, diciamo, sotto le anche. Lascia fuori le braccia e vai a spingere prima un fianco e poi l'altro in avanti. Mi giro così vedi meglio l'immagine. Tac. Fermi i piedi, ferme le spalle, il bacino che ruota, diciamo, sul piano trasverso, trascinando tante articolazioni sia verso l'alto sia verso il basso in un movimento di mobilizzazione molto dolce. E voilà.
Molto bene. Ora abbiamo fatto la flessione laterale, andiamo in twist. Anzi, unitemi le gambe, lasciatele un po' piegate, partite con le braccia in avanti, mani a preghiera, per dare proprio la direzione di braccia in avanti. Le gambe restano lì, belle piegatine così, con il bacino fermo assolutamente. Vado in twist con la parte alta del corpo, prendo lo sguardo, va la mano dietro e ritorno dall'altra. Apro. La cosa importante è che le gambe e il bacino rimangano assolutamente fermi, non deve essere che tutto il corpo si muove. Alternate un lato e poi l'altro. Apro, inspiro, allungandomi anche in alto con la colonna. E vai ancora. Voilà, ultimo. Molto bene. Sciolgo le braccia e passiamo ora proprio le nostre braccia, o meglio alle spalle, con delle ampie circonduzioni. Uno, due, tre, quattro, cinque. Faremo l'altro giro. Uno, due, tre, quattro. 5. Solleva bene le spalle inspirando e lasciale cadere. Inspiro su e lascio cadere. Inspiro su e lascio cadere. Molto bene. Mi sposto io perché altrimenti non ci sto. Disegna con il braccio destro un'ampia, tre ampie circonduzioni. 2, 3. Dall'altra parte, braccio sinistro, grande, grande, 1, 2, 3, tutte e due le braccia assieme, 1, 2, 3, piegati sulle ginocchia, intreccia le dita, allungati in alto e cerca di spingere ben indietro le braccia il più possibile. Tiro, 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 tiro e ritorno. E ancora. Mi allungo, stai piegata sulle ginocchia, inarcati un po' per favorire l'apertura del petto. Ancora. Tiro, 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 tiro. E voilà. Tieni le mani dietro e sotto ai glutei, inspirando, pensa di disegnare con tutto il corpo un arco, quindi dai piedi alla testa. Ricordandoti che prima c'è come un autoallungamento e devi mantenere questa sensazione di allungamento nella schiena e ritorno in asse. Ancora. Inspira e fuori. Inspira e fuori ancora uno. Molto bene. Ora lascia morbide le ginocchia appena appena piegate, scendi con la testa, con le spalle, via via con tutta la schiena, prendile con le mani le caviglie, tirati bene, avvicinati più che puoi con il busto alle cosce e quindi molto lentamente risali. Voilà. Bene. Manteniamoci diritte, con la schiena ferma e con le spalle, ruotiamo semplicemente la testa da destra e sinistra, così sollecitiamo un pochino anche il nostro tratto cervicale medio e basso. E disegniamo due ampi cerchi con la testa in un senso. Grande, 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 ferme le spalle, ferme la schiena, ferma la schiena e due ampi cerchi nell'altro senso. Voilà. Bene. Ora teniamo i palmi delle mani rivolte in alto, braccia in avanti, incrocio le braccia, doppio incrocio, apro bene all'indietro e mi piego sulle ginocchia. Incrocio, incrocio, apro, mi tiro, mi tiro, mi tiro. Incrocio, incrocio. Apro e mi tiro, mi tiro, mi tiro, incrocio, incrocio, apro, le mani restano all'altezza delle spalle, non di più, incrocio, incrocio, apro, incrocio, incrocio, apro, incrocio, incrocio, apro, incrocio, incrocio, apro, fanne un altro, molto bene, sciogli, voilà.
E ora andiamo a disegnare, posso tenere tranquillamente le mani ai fianchi. Pensa al tuo ginocchio che va a disegnare un ampio cerchio, ok? Sempre con la stessa gamba. Quando scendi fai un piccolo aggiustamento di cambio peso, viene quasi naturale, giusto per mantenere un buon equilibrio. Ancora uno. Voilà. Dall'altra parte, quindi con l'altra gamba, uno. Due, tre, quattro, cinque. Cambio ancora gamba e faccio per dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cambio gamba per dietro. Uno, due, tre, quattro. E 5. Molto bene, ragazzi. Ora mi avvicino per spostare il computer. Ci prepariamo a terra. Aspetta, questo è il microfono. Ci prepariamo a terra e passiamo all'argomento stretching, anche se in realtà sono ovviamente abbastanza correlati, vi siete accorti, quindi non smetteremo di lavorare la mobilità articolare. Ma teniamo più il focus adesso sulla lunghezza, sull'allungamento muscolare. Torneremo sulla mobility più tardi. Ora prendiamo il piede con la fascia, ok? Cerchiamo di portare la gamba alla massima distensione sulla verticale. Lasciami l'altra gamba flessa, piegata così, e tira giù bene la punta del piede cercando di lasciare assolutamente tesa questa gamba sulla verticale, ma giù tanto la punta del piede, in modo da sentire un bel allungamento. La schiena è diritta, piatta a terra, mento giù. Tiro bene. Quando sento che il muscolo si è adattato, cerco di progredire, con la gamba, andando oltre la verticale. L'altra gamba rimane costantemente così, piegata, è un po' a noi aiuto, Mi ossigeno bene, provo ad andare il più possibile con la gamba verso il petto distesa, ma senza staccare l'osso sacro da terra e anche il centro della schiena deve restare giù. Fantastico, ora provate a distendere l'altra gamba lasciando il risultato nella gamba che ha allungato. Mi ossigeno bene, soffro un po'. Deve essere ovviamente una sensazione tollerabile, però deve esserci perché è testimonianza che stiamo allungando i nostri muscoli. Molto bene. Ora unisci le estremità della fascia e approfittiamo della posizione per andare a tirare bene anche l'interno coscia. Aprendo fuori la gamba, e la teniamo lì. Cercate di abbandonare proprio il peso della gamba. La reggete con la fascetta e con il braccio. Tutto il lato opposto cerca di rimanere ancorato. Ovvio che qualcosa si stacca da terra. Mi ossigeno bene. Cerca di tirare bene il piede verso di te. E voilà, risali con la gamba, molto bene. Cambia semplicemente la mano, prendi le due estremità con la mano destra e vai dall'altra parte, ok? Così tiriamo il lato opposto della gamba e del gluteo. Mantieni forte e tesa l'altra gamba. Ovviamente il lato, la spalla destra e il gluteo destro si sollevano, ma non vanno completamente, è come se creassero un po' di resistenza e volessero rimanere un poco indietro verso il pavimento. Dobbiamo sentire tirare sul lato esterno della coscia e sul gluteo. Mi ossigeno profondamente. Molto bene. Rientra. Attenzione ora, cambia ancora mano, prendi le due estremità. La mano libera, la destra, questa volta si posiziona al ginocchio e cercate di favorire
una flessione del ginocchio. Adesso mi giro così vedete meglio. Una flessione, un'apertura. Prendete bene con la fascia il piede, l'altra gamba sta distesa. Io adesso non ci sto, ecco, adesso ci sto. E cerco di tirare, vedete, con questa mano dove ho la fascia, tiro il piede verso di me, con la mano al ginocchio invece ti spingo via il ginocchio. Però devo cercare di non alterare la posizione del bacino, ok? Quindi il bacino resta pari qua. E tiro un po' con la fascia e allontano invece con la mano il ginocchio. Lavoriamo sempre sulla mobilità e l'escursione dell'anca e sciolgo un attimino. Molto bene, la gamba destra sarà bella leggerina e adesso pareggiamo i conti con la gamba sinistra. Quindi teniamo le due estremità con le due mani, partiamo con la gamba destra piegata, eh? Tira l'avampiede in giù, lascia la gamba distesa e tira sempre, sempre di più. Ossigenati bene, mantieni una buona posizione della schiena, mento abbassato, giù la schiena, pari le anche, tesissima la gamba. Mi ossigeno bene. Bene l'allineamento del ginocchio sinistro alla spalla sinistra. Resisti ancora, arriva al tuo limite. Molto bene, prova a stendere la gamba di terra mantenendo l'altra dove era. Il risultato ottenuto, cerchiamo di mantenerlo. Voilà. Ora unisci le due estremità della fascia e la tieni con la mano opposta, quindi ho la gamba sinistra su, la mano destra che prende la fascia, porta la gamba tutta fuori e allunga l'interno coscia oltre che posteriore della coscia e cerca di mantenere bello flex il piede, la caviglia. Tira bene, rilassa la gamba che stai strecciando, abbandonala, sostieni il peso con il braccio e con la fascia. E ritorno. Cambio mano, prendo con la mano sinistra, lascio giù la destra e vado nella posizione di chiusura opposta. Vado a tirare. Il gluteo e l'esterno coscia sinistra, in questo caso tira bene la punta del piede a martello. Il lato opposto ovviamente si stacca, ma non di tanto, cerca più possibile, tra virgolette, quasi di fare resistenza e di tornare indietro. Molto bene, risalgo, cambio mano ancora, prendo con la mano destra le due estremità, fletti il ginocchio, tira con la fascia, abbassa un pochino la fascia al centro del piede per avere una presa migliore, la mano sinistra al ginocchio e con la fascia tiro il piede. Attenzione a non distorcermi la caviglia e mantenete bene il piede flex, tirate e spingete. Con la mano tiro l'elastico, quindi il piede, con la mano sinistra ti spingo avanti il ginocchio. Mento abbassato, lavoriamo ancora sulla mobilità dell'anca e lo stretching dei muscoli interni all'anca stessa. E voilà, molto bene. Lascia da parte la fascia, le ginocchia al petto. Mani sopra le ginocchia e ancora una volta sciogliamo le anche con dei cerchi in senso opposto, guidati dalle mani. Lascia la schiena ferma, il mento giù, schiena ferma e forte, eh? Non è che quando le ginocchia vanno in avanti devo trascinare avanti tutto il peso. Forza l'altro lato, l'altro giro, scusatemi.
Voilà. E giù. Benissimo. Ora ancora un po' di mobilità molto dolce ed efficace sul tratto dorso-lombare. Un attimo che sistemo. Ok. Porto le ginocchia da destra a sinistra con un movimento fluido. Lasciate andare il respiro fluidamente. Voilà. Molto bene, mi fermo. Ora staccate da terra prima un gluteo e poi l'altro. Insistiamo ancora un po' sia sul movimento, diciamo, sulla mobility del tratto dorso-lombare e anche parzialmente su quello sacro, sacrale, diciamo. Le sacroiliache hanno scarsissima mobilità, ovviamente. Allora, pensate proprio di sollevare prima un gluteo e poi l'altro. Attenzione che adesso vi chiedo una cosa, adesso avete trovato il movimento del sollevo un gluteo e poi l'altro. Cercate ora di tenere ferme le gambe, o meglio, parallele. Quando sollevo il gluteo sinistro, è normale che il ginocchio sinistro superi e vada un pochino in avanti rispetto al destro, ok? Però non ci deve essere tutto questo movimento delle gambe, provate, eh? In questo modo si localizza molto di più diciamo, la mobilità nel tratto sacroiliaco e lombare basso. Tiro bene. E ora invece ripeto, scendo con le ginocchia da un lato e dall'altro e probabilmente scendete naturalmente di più senza che ve lo chieda, nel senso che il limite si è naturalmente spostato. Voilà, molto bene. Porta un ginocchio, poi l'altro al petto, mani sotto le ginocchia, sollevati, mettiti seduta con le gambe distese, allungati bene verso l'alto con un respirone, mi tiro bene, mi allungo, vado a prendere la punta dei piedi. Tira le punte verso di te e cerca di scendere bene con il busto. Rimani ad allungare sia le gambe sia la schiena. Tira bene verso di te. Torno. Quando torno, ragazzi, camminate a ritroso con le mani lungo le gambe. Ora divaricate il più possibile le gambe, ma lasciatemi le mani appoggiate dietro alla schiena. Lasciate le gambe possibilmente distese con i piedi a martello e andate in intra e extra rotazione proprio con le gambe. I piedi sono come delle lancette che vanno tutto avanti e tutto indietro, ok? Il movimento ovviamente non è del piede, nasce dalle anche, insistiamo ancora sulla mobilità articolare delle anche. Voilà. Ora, mantenendo la massima divaricata possibile con gli arti inferiori, gambe possibilmente distese o un poco piegate, cerca di avanzare con la schiena diritta il più possibile e di appoggiarti sui gomiti. Solo se riesci a tenere la schiena distesa, le gambe tese, i piedi a martello, altrimenti rimani con la schiena assolutamente distesa, anche un po' piegate le ginocchia, inclinati di poco, sentirai che è sufficiente per sentire tirare di più sia la parte posteriore delle cosce, delle ginocchia e l'interno delle cosce stesse. Mantieni, ognuno nel proprio limite, per qualcuno può essere sui gomiti, per qualcuno può essere a braccia distese, eh? Ma già qui l'importante è sentire che si è sul proprio limite. Molto bene. Di nuovo sciolgo le anche con il movimento di prima. I piedi sono come delle lancette, non sono i piedi a muoversi, ma le anche. Voilà. Molto bene. Insistiamo, chiudiamo. Insistiamo ancora un po' con i muscoli delle anche. In posizione di gambe a Z.
Chiamo questa posizione Z chiusa, quando il piede è abbastanza vicino al bacino e al corpo, ok? Il vostro ginocchio è proprio qui avanti rispetto al busto. Io sono con la gamba sinistra avanti e terrò la mano sinistra a terra, non la vedete perché è appena dietro all'area del ginocchio, e mi allungo con il busto scendendo bene, qui così. Il ruolo della mano sinistra a terra è quello di evitare di rotolare giù verso il pavimento a sinistra. Cercate di lasciare l'anca rilassata, tutta in realtà la gamba sinistra rilassata. Lasciate che la posizione e il peso del tronco agiscano. Molto bene. Con l'aiuto di entrambe le braccia, quindi rientra con la mano destra, solleva il corpo, il tronco. Attenzione a non cambiare lato, sposta invece il piede manualmente più in su, in modo tale che ci sia un angolo retto qui a livello del ginocchio. E di nuovo scendi in avanti. Ancora di più il nostro peso tenderà ad andare a sinistra. E quindi il ruolo della mano e il braccio sinistro è determinante per la riuscita dell'esercizio, né? Molto bene, rientra. Risali anche qui con la forza e la spinta del braccio. Non cambio ancora. Prova a stendere avanti la gamba, quindi risulti con la gamba tipo posizione ad ostacolo, con la gamba distesa in avanti, la gamba destra che rimane flessa dietro. Prova a tenere il piede flex e raggiungere con entrambe le mani, ti allunghi bene, raggiungi il piede avanti a te, con il piede che resta possibilmente a martello. Puoi anche agganciare proprio le mani al piede e tirare bene verso di te. Mi ossigeno bene. E voilà, tira, tira ancora un po'. E risalgo lentamente con l'aiuto delle mani, anche qui. E recupero la posizione per invertire il tutto. Quindi, Z chiusa, gamba destra avanti. Ok? Mano destra che finisce qui dietro al ginocchio a terra, braccio sinistro che invece ci dà la direzione dell'allungo e scendiamo giù bene. Evito di scaricare il peso a terra, quindi contraffaccio resistenza con la mano destra per riportare bene il peso del corpo sul ginocchio e sul femore. Cercate di rimanere ben rilassate con l'anca destra, con la gamba di sotto, parolone lo so, però provateci. Mi ossigeno. Voilà. Rientra con la mano sinistra, con la forza delle braccia solleva il tronco. E sistemiamoci nella seconda posizione di gamba Z un po' più aperta, quindi 90 gradi al ginocchio, ok? Quindi di nuovo mi allungo allo stesso modo di prima con il braccio sinistro. Il ruolo della mano destra a terra, quindi del braccio, è quello di creare opposizione, evitare che il peso finisca fuori asse, fuori posizione. Molto bene, rientra con la mano e con il braccio e quindi con la forza delle braccia risali. Passiamo alla terza posizione, gambe ad ostacolo. Cerca di mantenere bella distesa la gamba con il piede a martello. Allungati con entrambe le mani oltre il piede
e cerca di prendere con entrambe le mani il piede stesso e tirarlo a martello in su di qua, ok? Molto bene, piano piano risalgo, voilà, e recupero la mia gamba. Ora ci mettiamo in ginocchio, ok? Con la gamba destra fuori, quindi sono sul ginocchio sinistro. Un attimo che vi tolgo questo, che vedete cose ininfluenti per capire bene l'esercizio. Mi creo dello spazio alla mia destra, tenendo fuori la gamba destra, sono in ginocchio a sinistra e cerco di scendere il più possibile, con il sostegno ovviamente delle braccia. Andiamo ad aprire bene l'interno delle cosce. Lascia il piede destro bene a martello. Attenzione a non mollare la schiena. E ritorno, voilà, mi fermo un attimino, sciolgo i polsi e andiamo dall'altra parte, o almeno io ci vado perché altrimenti non ho spazio. Calcolate i vostri spazi, un ginocchio sulla gamba destra, fuori il piede sinistro, la gamba sinistra distesa con il piede flex, via via scivolo. Mano a mano le mani si spostano, vanno a reggere ovviamente il peso e scendo il più possibile con il bacino. Attenzione a non inarcarvi nella colonna, con le braccia respingete bene il suolo. Ora un po'. Scendi un po' di più e su risali, bravissimi, fantastico. Ora, io ancora in ginocchio con la gamba sinistra avanti, aspetta che mi giro così vedi meglio, gamba sinistra avanti, ok? E comincio ad andare avanti con il bacino. Il ginocchio è solo sopra il tallone e indietro fino a stendere la gamba. Okay, andiamo ancora una volta a mobilizzare la nostra anca e in parte anche il nostro ginocchio. Posso anche tenere le mani a terra, ok? Così a un lato, da un lato e dall'altro rispetto alla gamba. Proviamo ad aumentare adesso andando giù il più possibile con il gluteo verso il tallone. E giù. Quando vado giù e mi siedo, la gamba davanti tesa il più possibile. Molto bene. Resto in avanti. Attenzione, ora cosa vi chiedo? Di spostare entrambe le mani sul lato interno della gamba. Quindi se ho avanti la gamba sinistra, le ho all'interno verso il lato, diciamo, della gamba destra. E mi sposto proprio, devo far cadere, vedete, invece che tenere il bacino dritto, lo devo proprio far cadere giù così. Ok? Così apriamo l'anca in un'altra posizione ancora. Sentirete tirare diversamente. Lasciamo il collo in linea. E mi ossigeno. E voilà, molto bene. Mi rilasso un attimino i polsi se necessario, a volte i polsi subiscono, ma passa subito, sciolgo un po' e andiamo ovviamente dall'altra parte. Mi metto di qua così vedete meglio. Abbiamo la gamba sinistra avanti. Non mettete sulla stessa linea il piede sinistro con il ginocchio destro, per
questione di equilibrio. Lascio le mani a terra, una a destra e una a sinistra, interna e una esterna rispetto alla gamba, e comincio ad andare avanti e indietro con il bacino. Quando vado dietro cerco anche proprio di sollevare il piede e di ammartello. Così. Spingi bene indietro il bacino, cerca di stendere bene la gamba e voilà. Aumentiamo un po' con vado più indietro fino a che riuscirò a sedermi con il gluteo sul tallone e alterno le due posizioni. Avanti e back. In avanti e back. Ancora uno. Voilà. Molto bene, ragazzi. Ora rimanete nell'affondo con la gamba sinistra avanti, spostate la mano all'interno, ok? E mi fate proprio cadere l'anca destra giù. Ma mi sa che io l'ho rifatto uguale. Sì, temo di sì. Spero che voi abbiate cambiato, mi auguro proprio di sì. Io girandomi mi sono confusa. E stop. Molto bene. Ora ci sediamo un attimo sui glutei, con i glutei, scusate, sui talloni, allunghiamo le braccia, distendiamo bene la schiena. E ci mettiamo sdraiati prone. Sdraiate prone con la testa in appoggio sul braccio, fletto il ginocchio. Prendo con la mano il dorso del piede, avvicino il più possibile il tallone al gluteo e tiro. Lascia il pube giù, le ultime costole. Sento tirare bene il muscolo della coscia, l'apertura anche a livello delle anche. Molto bene, avvicina più che puoi, più che puoi, più che puoi e voilà. Piano torno alla posizione, cambio dall'altra parte, tiro bene, lascia il pube giù, le anche aperte, soprattutto ovviamente la destra che state stirando di più. Molto bene. E voilà. Ora tenete entrambe le mani appena davanti all'area delle spalle, ok? Gambe lasciatele rilassate a terra. Inspirandovi sollevate, distendendovi bene. La schiena si inarca, però si allunga al tempo stesso. Date il senso dell'allungamento della colonna. E ancora. Su. E scendo. Le mani un po' più vicine, un po' più sotto alle spalle. Su. Molto bene, per chi se la sente, flettete le ginocchia e pensate con la testa di andare alla punta dei piedi e con i piedi alla testa. Tirati, 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 tirati e voilà. Molto bene. Lo ripetiamo, su. Tirati prima su con il busto, senti forti le braccia, fletti le ginocchia, con la testa vai alla punta dei piedi, con i piedi vai alla testa. E voilà, bravissime. Con la forza delle braccia ci solleviamo letteralmente e di nuovo torniamo alla posizione di glutei sui talloni, distendendo bene la nostra schiena. Molto bene. Ora ci mettiamo seduti, gambe incrociate. Con le braccia fuori iniziamo a flettere in maniera molto morbida la schiena da destra a sinistra.
facendo mente locale sul fatto che quando vado a sinistra come adesso, devo schiacciare giù l'anca destra e spingere il costato in su. Cioè vado da un lato, ma il controllo posturale lo opero sull'altro lato. Ok? Quindi l'obiettivo non è vado tu il più possibile, mi butto, ok? Ma mi fletto e subito penso al lato opposto. E vai, cerca di migliorarti. Il braccio, vedi che sta giù, questo si flette e sintomo di miglioramento è riuscire ad arrivare con il gomito a toccare terra. E voilà, rimango qua a sinistra e mi fletto in avanti. Pensa proprio di portare il busto verso il ginocchio sinistro, di allungarti il più possibile con il braccio destro e rimanere con il gluteo destro, l'anca destra giù il più possibile. Da questa posizione dovete tornare alla posizione di busto flesso lateralmente, direttamente da lì. Giù bene e quindi su lentamente. E andiamo dall'altra parte. Mi fletto prima di lato, raggiungo il mio massimo sia con il gomito giù sia con l'anca sinistra giù. Tirati bene anche con il braccio e quindi fletti il busto giù verso il ginocchio destro, arriva ad appoggiare il braccio sinistro a terra e tira in opposizione la mano sinistra avanti e l'anca sinistra giù. Tirati bene. Molto bene. Da questa posizione, ragazzi, andiamo ancora una volta in flessione laterale. Voilà, dovrebbe essere migliorata la situazione e su, voilà, cambiamo l'accavallamento delle gambe, manteniamo il busto bello diritto, ok? Sciogliamoci un po' il collo girando la testa a destra e a sinistra, mi ossigeno bene. Fai degli ampi circonduzioni con la testa, due ampi cerchi in un senso, schiena forte, diritta, spalle ferme. Voilà, dall'altra parte, ossigenati bene. Molto bene. Ora ci alziamo lentamente in piedi e concludiamo con l'esercizio finale che è un po' un mix, lo conoscete già se avete seguito questa lezione, un mix di stretching e di mobilità. Quindi preparatevi intanto in piedi, io cerco di sistemare la camera che è meglio a questo livello qui. Oh, no, troppo. Perfetto. Vi posizionate in piedi all'inizio del vostro tappetino, con i piedi leggermente separati e girate i palmi delle mani in avanti. Con un bel respiro fate partire un'ampia circonduzione per dietro con le braccia. Inspiro, mi ritrovo con le braccia in alto. Quando sono su, pensate come un'onda che si increspa, da proprio fate con le mani il movimento, raggiungo con i palmi il pavimento, se necessario piegate un po' le ginocchia, appena appena. A questo punto, senza spostare il peso dai piedi e dalle gambe, tirate in avanti le mani, scivolate il più possibile in avanti. A un certo punto non è più possibile mantenere il peso sugli arti inferiori, mi sbilancio, quindi cerco con le ginocchia di raggiungere il pavimento, quindi i talloni si sollevano. E arrivo in ginocchio, proseguo con lo scivolamento delle braccia in avanti e arrivo ad aprire bene il petto, mi tiro, riporto i glutei verso i talloni, riporto le mani verso le ginocchia,
Spingi con i palmi delle mani nel suolo, porta i talloni a terra, spingi in alto i glutei il più possibile, riporta il peso indietro sulle gambe e quindi fai risalire il busto lentamente una vertebra dopo l'altra. E quindi siamo da capo. Giro i palmi delle mani in avanti, un'ampia circonduzione delle braccia per dietro. Come un'onda dall'alto comincio a incresparmi e a scendere dall'alto verso il basso. Piega un po' le ginocchia per appoggiare i palmi delle mani a terra. Lascia il peso sui piedi e sulle gambe e fai scivolare le mani lontane, lontane, lontane. Questo allungamento trascina in avanti il peso. Le ginocchia vanno verso il pavimento. I talloni si alzano per ultimi. Scendo con controllo. Proseguo a scivolare in avanti, apro bene il petto, ritorna con i glutei sui talloni, alza le spalle, fai scivolare le mani indietro verso le ginocchia, premi con i palmi delle mani a terra, riporta i talloni a terra, spingi in alto i glutei fino a stendere possibilmente le gambe, riporta il peso sugli arti inferiori e su. Proviamo con più fluidità. Inspira, unisci bene i fluidi, fluidi tutti i movimenti come un'onda, scendo e come un'onda risale. E vado ancora, inspirone, giù, 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 scivola, ricordati i dettagli, dai, con fluidità, continuità senza scatti e su. Ultima volta insieme. Apro, onda che scende, allungati, giù e ritorno in posizione eretta. Molto bene, ottimo ragazze. La nostra lezione è terminata, io vi ringrazio, ci vediamo prestissimo con una prossima lezione, vi auguro una bellissima serata. Grazie e a presto.